Ciao ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di School of Running. Oggi ci ospita il tempio del mezzofondo milanese, la Montagnetta e un'altra divinità del triathlon italiano, Daniele Fontana. Io questo essere lo conosco abbastanza bene, ahimè, oggi lo conoscerete molto bene anche voi. E con lui parleremo di un tema interessantissimo, ossia che anche per i beginner la mezza maratona è uno degli obiettivi ai quali si può ambire più facilmente, basta semplicemente avere la giusta motivazione, una giusta tabella d'allenamento e, come sempre vi diciamo, la giusta misura, sia in termini di progressione, di volume, di aumento dei carichi e della qualità dei lavori, che anche la giusta attitudine mentale. Andiamo? Parliamo della gara più ambita oggi nell'atletica italiana, la mezza maratona, che non è la maratona, non è la 10 km, ma è la gara di endurance oggi più partecipata. Io sto seguendo tanti atleti che stanno preparando la mezza maratona e sono molto esperto perché la mezza maratona è parte del mezzo Ironman o Ironman 70.3, dove io ho raccolto tanto la mia carriera. Dai, sostanzialmente ve l'abbiamo presentato rapidamente, pre-sigla. Lui è Daniel Fontana, italo-argentino, nato in Argentina, trasferito in Italia. 3 qualifiche olimpiche con 2 partecipazioni all'attivo, una per l'Italia e una per l'Argentina. Credo che tutto sommato si possa dire che tu oggi sei l'atleta più titolato in Italia nel mondo del triathlon, primo italiano a vincere un Ironman, unico italiano a vincerne 3, detentore ancora oggi della miglior prestazione italiana di categoria sulla distanza. Ti sei dimenticato anche di dire la cosa più importante, che oltre a costruire delle carriere, di essere compagni di allenamento, di essere compagni di lavoro, abbiamo costruito anche una famiglia insieme. Ahimè, sì, ho preso questo abbaglio, anch'io sono stata presa dal fascino argentino e ci ho pure fatto un figlio con questo. La mezza maratona a questo punto può essere considerata uno dei traguardi più ambiziosi anche per un beginner. Tu hai allenato e alleni ancora anche tanti beginner. Noi in questo video ci rapportiamo proprio a loro, a tutte quelle persone che ambiscono a correre una mezza maratona, e proviamo a spiegare un pochino come iniziare ad approcciarla. Per chi ha fatto i primi passi avvicinandosi alla corsa e una prima gara che può essere una 5, una 10 km, la mezza maratona ai 21 km è il passo successivo. È molto ambizioso e sicuramente non da sottostimare, perché diventa una gara già di endurance con una durata di un certo tipo, dove bisogna imparare ad addossare le energie per poter arrivare a questa gara che è già molto lunga. Come si prepara per una mezza maratona? Sicuramente ci vuole più programmazione, quindi dobbiamo pensare di programmare una gara di un obiettivo almeno 10 settimane prima con gli allenamenti. Secondo te qual è la frequenza settimanale di allenamento minima necessaria? Quante volte alla settimana suggerisci di correre almeno? Io suggerisco di correre almeno 3 volte a settimana e di fare un allenamento più strutturato. Un allenamento che può essere un allenamento di ripetute, frazionato su 1 chilometro, su 500 metri, su di tempo. Un allenamento di ritmo gara, perché conoscere il proprio ritmo per la mezza maratona è molto importante, quindi fare una distanza più corta della mezza maratona seguendo un ritmo preciso di andatura. E poi magari nel weekend fare l'endurance con il lungo, che non è necessario che arriva a 21 km, possiamo avvicinarci piano piano, adattarci piano piano alla distanza facendo 12, 14, 15, 16 fino anche a 18 km, che sicuramente poi il giorno della gara, con la forza del pubblico, del gruppo, dell'adrenalina, riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Da un punto di vista di allenamento, tu mi hai parlato di allenamenti di tempo run, di fondi medi, mi hai parlato di ripetute, mi hai parlato di lunghi domenicali, nel weekend, insomma quando abbiamo più tempo. Non hai citato mai la forza. Quanto conta lo sviluppo della forza per l'endurance? È spesso sottovalutata. Noi cerchiamo invece sempre di mettere dei puntini sulle i su questo tema, perché siamo convinti dell'efficacia di questo. Tu cosa ne pensi? La forza è sicuramente un elemento, un ingrediente molto importante nell'endurance, solo che è molto difficile
per un beginner mettere tutti gli allenamenti e tutte le cose insieme nella preparazione. Sicuramente l'endurance, gli allenamenti lunghi e di distanza sono quelli più importanti per chi comincia. Chi vuole fare un salto di qualità sicuramente dovrà lavorare su ogni uno degli elementi necessari per raggiungere la prestazione: la forza, la velocità, la resistenza, finire questa gara a un ritmo costante e un tempo senza affrontare dei grandi momenti di crisi. Ecco, c'è un altro tema che io sento spesso emergere nelle telefonate che fai a casa con i tuoi atleti, che è quello dell'approccio psicologico a una distanza impegnativa, come potrebbe già essere una mezza. Magari caricano di quel traguardo aspettative particolari. Sicuramente prepararsi mentalmente per questa gara è l'errore più comune che fanno gli amatori e tanti anche atleti di elite, è quello di partire troppo forte. Rispettare una tabella di marcia che abbiamo già provato in allenamento con questi allenamenti di fondo medio, il corto veloce che si dice più tecnicamente, e rispettare questo passo. Il ritmo della mezza maratona è un ritmo molto vicino alla soglia anaerobica. Chi sfora questo limite poi va in un debito che poi pagherà negli ultimi chilometri della corsa. Quindi prendersela con calma, avvicinarsi step by step durante la preparazione, dividere la mezza maratona in tre parti, dove la prima parte, i primi 7 chilometri della mezza maratona si fanno con calma, con un po' di freno di mano tirato. Il secondo tratto di 7 km si fa con allenamento, dove noi dobbiamo rispettare e dove noi saremo capaci di tenere questa andatura se non siamo partiti troppo forte. Mentre l'ultimo tratto, quegli ultimi 7 km, sono quelli dove entra in gioco un po' anche la cattiveria agonistica. La cattiveria agonistica, dove dobbiamo anche stringere i denti, e se abbiamo fatto una preparazione adeguata ci permetterà di tenere, però dobbiamo stringere i denti, pensare nel traguardo e cercare di tenere il passo che abbiamo fatto i primi 14 km. Qual è il periodo migliore per pensare di preparare una mezza? Per una questione stagionale, le mezze maratone sono alla fine dell'anno, tra il mese di ottobre e dicembre, e la prima parte dell'anno, i mesi di gennaio, febbraio e marzo, dove sono le gare più importanti in Europa. Quindi bisogna costruire la performance durante l'estate, facendo i lavori più specifici di forza, di potenziamento, per poi nei mesi di settembre, ottobre fare i lavori specifici, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, e cercare di raccogliere tutto quello che abbiamo seminato in estate. Cominciamo magari dall'allenamento più emblematico per gli amatori, che è il lungo di preparazione. Come si gestisce questo lungo? Ogni quanto si fa? Con quali ritmi? Quali distanze? Come si arriva ad avvicinarsi sempre più alla distanza di gara? Sicuramente il principio più importante dell'allenamento è la progressione, la progressività nei carichi. Bisogna cominciare da lontano con i lunghi più lenti. Il lungo lento è un ritmo che noi dobbiamo poter parlare, diciamo, durante questo allenamento. Possiamo cominciare con 10, 12, 14 km per poi, più vicino alla gara, allungare le distanze, che possono arrivare anche a 20, 22, 23, anche 25 km. E piano piano avvicinarci anche ai ritmi più che somigliano più al ritmo della gara. Il lungo sicuramente lo consiglio una volta a settimana. È più importante rispettare la progressione nei carichi che le distanze finali. Chi arriva con una distanza di 15, 16, anche 18 km può dire di poi affrontare la gara senza esagerare, sicuramente, però con i chilometri sufficienti per poter finirla. E magari anche provare a utilizzare questa occasione per cominciare a testare anche un po' di integrazione. Una delle cose belle di questa mezza maratona è che è una gara che bisogna imparare anche a gestire. È una gara abbastanza lunga, anche dove possiamo inserire l'integrazione. Io durante le mezze maratone comincio già a prendere un gel al 10° chilometro per tenere le energie alte e mantenere la prestazione e non soffrire troppo negli ultimi chilometri. Questo sicuramente è un ingrediente in più da inserire, da testare e da provare in allenamento. Bisogna allenare lo stomaco per poi il giorno della gara. Bisogna curare molto bene anche l'alimentazione della colazione, perché è una gara più lunga e bisogna affrontarla con le energie giuste. Integrare durante la gara è un elemento che ci può aiutare tanto nella performance finale. Immagino che soprattutto per chi prepara una mezza maratona autunnale sia molto importante anche monitorare l'idratazione
visto che l'allenamento probabilmente si svolgerà nei mesi estivi. Vediamo in tutte le gare da mezze maratone che ci sono dei ristori di solito ogni 3, 4, 5 km che possiamo sfruttare per tenere l'idratazione costante e non soffrire dei crampi o disidratazione alla fine della gara. Possiamo trovare delle giornate calde, sicuramente è fondamentale bere per non tenere questi problemi durante la gara. Ecco, io mi fermerei ancora un attimo sul tema del lungo di preparazione. Magari è l'occasione migliore anche per poter testare dei materiali, quindi per capire qual è la calzatura adatta in gara, per capire qual è la calza da utilizzare in gara, quale abbigliamento scegliere e quindi testarlo e testarne il comfort proprio in allenamento. Questa è una gara lunga dove tutte le criticità vengono fuori. Sbagliare le calze o sbagliare le scarpe o sbagliare la maglietta ci può portare a avere degli sfregamenti, dei problemi che condizionano il risultato finale della gara. Quale tipo di scarpa si deve scegliere? Esiste il rischio che magari un amatore scelga una scarpa eccessivamente pesante o ancora peggio eccessivamente leggera nella convinzione di dover affrontare una gara e quindi magari possa incorrere in problemi muscolari? Il consiglio è quello di magari andare anche ad un negozio specializzato che ci può consigliare delle scarpe giuste e avere l'umiltà di accettare il fatto che non si è un atleta di altissimo livello per correre molto veloce, perché queste scarpe molto veloci poi ci produrranno sconforto, certo, dei problemi. Sicuramente mettere delle scarpe protettive e ammortizzanti per una persona che corre sopra i 15 km all'ora, diciamo sopra i 4 minuti al chilometro, è il consiglio che mi sento di dare. Bene Daniel, abbiamo affrontato il tema volumi nell'allenamento, quindi il lungo. La qualità invece come si approccia e quali sono gli strumenti per poterci lavorare? Chi vuole poi fare uno step successivo e migliorare i tempi, le andature, bisogna lavorare sulle ripetute alternato con un recupero che può essere fermi o di corsa surplus o una corsa lenta. E un secondo allenamento che io mi sento di suggerire è quello di il corto veloce o il fondo medio, come si dice nella tradizione dell'atletica, che è quello di lavorare al ritmo della mezza maratona su una distanza sempre più lunga, quindi lavorare proprio sulla resistenza specifica della gara. Bisogna essere sempre rispettare il principio della progressione, cominciando con le ripetute più corte con più pausa a ripetute più lunghe con una pausa più breve per abituare il corpo a questo stato di sofferenza. E lo stesso con il fondo medio, cominciare con magari 3 o 4 km di fondo medio per avvicinarci fino a 12, 13 o 14 km di ritmo gara. Ok, tu sei un triatleta, quindi mi viene assolutamente spontaneo chiederti se magari il cross training, quindi l'utilizzo di altre discipline complementari alla corsa, possa in qualche modo venirci in aiuto in questo senso. Sicuramente il cross training, che non è altro che utilizzare altri sport per complementare l'allenamento della corsa, è molto utile. Sicuramente è complementare con nuoto, bicicletta, ellittica o qualsiasi altro lavoro aerobico ci aiuterà a migliorare questa base aerobica che poi possiamo lavorare nello specifico con i lavori di qualità. Esatto, una cosa che ci piace sempre dire è che nel momento in cui noi affrontiamo un lavoro organico, il nostro cuore che lavora non sa se stiamo remando, pagaiando, correndo, andando in bicicletta. Ecco, lui continua a lavorare, a far crescere la nostra condizione e quindi a portarci a performare sempre più e sempre meglio nella disciplina che poi andremo ad allenare in modo specifico. Ipotizziamo di aver fatto tutto per bene e arriviamo il giorno della gara. Forse vale la pena di standardizzare un processo che ci consenta di arrivare sulla start line nella situazione più serena e più confidente possibile. Il giorno della gara è un giorno di tensione. Quello che consiglio è quello di fare una colazione molto leggera. La tendenza, soprattutto nei neofiti, è magari quella di eccedere la mattina della gara nella convinzione di aver bisogno di un surplus energetico per poi trovarsi magari proprio durante la gara con dei problemi a livello gastrointestinale o un senso di pesantezza. Mangiare delle cose molto semplici che noi siamo abituati. Nel mio caso cerco di fare giusto un tè nero con un po' di pane tostato, marmellata e magari aggiungere un po' di burro. La tensione ci farà
sì che la digestione sia più lenta e quindi, come dicevo prima, limitare le cose per arrivare alla gara leggeri e senza problemi. Fare un po' di riscaldamento sicuramente è importante e sicuramente pianificare come arrivare a questa gara, nel senso di come entrare in griglia, il parcheggio, il viaggio prima della gara. Sostanzialmente di studiarsi bene il racebook della gara, magari cominciare a visualizzare un pochino quelle che potrebbero essere le variabili che potrebbero mandarci in crisi e cercare di trovare già dei piani in termini di soluzioni alternative qualora queste situazioni dovessero verificarsi. Sicuramente poi arrivare al giorno della gara, che è quello che abbiamo preparato, è il giorno più atteso, e affrontarlo come una festa. Quindi poi semplicemente ci toccherà soltanto esultare dopo il traguardo e provare immediatamente nelle ore successive, come sempre succede dopo aver pensato di ritirarsi gli ultimi chilometri, a immaginare già quale sarà la prossima mezza maratona alla quale iscriversi, o magari, perché no, la prossima maratona. Bene, grazie Daniel per averci fatto compagnia, per averci in qualche modo condiviso tutta questa esperienza e tutti questi consigli. Speriamo di esservi stati utili e magari di aver dato a qualcuno di voi il guizzo e la voglia di provare una mezza maratona. Grazie, in bocca al lupo, e spero vedervi presto magari in griglia, affrontare queste mezze maratone e gare anche più corte o più lunghe. E magari saranno poi soltanto l'inizio per sfide ancora più grandi, no? Ecco, mi raccomando, non l'Ironman, perché si rovinano le famiglie.